ragione in più per raccomandarle questo mio figliolo ormai unico è connessa alla mia lontana giovinezza trascorsa per il servizio della patria proprio a Bologna. Lì, mi perdoni l'impudicizia, ebbi la prima conoscenza della donna. Ecco cosa manca del tutto a questo mio unico figlio, che di genio ne avrebbe fin troppo. Auspico quindi che in questa città a lui ignota, dove l'insegnamento lo chiama, avvenga l'incontro con una dea che sappia essere compagna fedele e appassionata per l'intera esistenza. Un saluto colmo di nobile sentire dal suo Cesare Balocchi dell'omonima Sartoria Pontificia. E a uno così lo volete mettere proprio nella camera con me. E in collegamento con noi da Cinecittà c'è proprio il maestro Pupi Avati. Buon pomeriggio, grazie di essersi collegato con noi. Grazie a voi per avermi invitato, grazie. Sandra Milo se n'è andata, una delle ultime dive di un'epoca che non c'è più. L'abbiamo vista adesso diretta proprio da lei, lei che l'ha definita una batteria sempre carica. Sì, in realtà lo era, sono pochissime le attrici o gli attori, c'è un ritorno, che portano sul set un'energia necessaria, indispensabile. Molti giorni non è che sia piacevolissimo venire qua sul set e girare. Certe volte uno si pente, vorrebbe essere tutt'altra cosa. E tuttavia quando incontri un'attrice così entusiasta, malgrado avesse alle spalle la responsabilità della storia del grande cinema italiano, e tuttavia era ancora una ragazzina entusiasta al suo primo film, io in realtà non la chiamai perché in quel ruolo fosse indispensabile Sandra Milo, ma la chiamai soprattutto per avere Sandra Milo, l'essere umano che è forse fra le attrici più vicina al grande mentore, a quel genio che ha fatto sì che io scegliessi questa bizzarra professione che era Federico Fellini, perché poi nel privato, nelle pause, negli intervalli, negli spostamenti, negli alberghi, potesse raccontarmi e dirmi tutto quello che non aveva detto di Federico, e cosa che è avvenuta. E quindi questa risorsa umana, questa memoria umana del grande cinema italiano era qualcosa di assolutamente prezioso, e poi di prezioso aveva questo entusiasmo che è di pochissimi, che è delle anime candide. Certi pensavano che questa ingenuità della quale lei era portatrice fosse un po' strumentale, no. Era assolutamente autentica, lei era veramente così, lei aveva il senso del meraviglioso, dello stupefacente, tutti i giorni si svegliava e si guardava attorno ed era come riconoscente. Ecco, noi che avremmo dovuto avvertire un senso di inadeguatezza nei riguardi di questo monumento, ecco, al contrario, era lei che alla fine di ogni ciak mi guardava con uno sguardo come implorante, come uno sguardo di quello che ha dato la risposta all'interrogazione però non sa che se è quella giusta, e questa cosa mi ha molto molto lusingato e c'era molto avvicinata. È stato veramente un momento talmente di grazia per cui non, quando accadono queste cose non le si devono più replicare, cioè si deve vivere un'esperienza e deve rimanere unica, e infatti Sandra Milo rimane nel cuore di mio fratello, mio e di tutte le persone che hanno lavorato quel film in modo totalmente indelebile. È impossibile che se ne sia andata, io ne parlo ancora al presente. Infatti ce ne siamo accorti, noi la ringraziamo, c'è la camera ardente in Campidoglio, in collegamento per noi ci dovrebbe essere Domenico Marocchi con suo figlio Ciro e Pino Stabrioli, eccolo qui Strabioli, Caterina, a voi, siete in diretta. Caterina, siamo in diretta, devo dire una cosa, che sta arrivando più gente e questo ci fa piacere. Rispetto a questa mattina c'è Pino che è un grandissimo amico di Sandra e di Ciro, e c'è Ciro che deve tornare dentro però ci teneva a stare qui, ci voleva anche ringraziare e dare proprio un saluto oggi, che è un giorno forse più doloroso ancora rispetto a ieri. Sì, Ciro, anche perché ho dormito quello che ho dormito, non ho mangiato nulla, vorrei dire tante di quelle cose ma nella mente, nel corpo mi tiene vivo, nel senso
in piedi e niente, voglio dire che un pezzo di me se n'è andato con la mia mamma. Sono felice che ieri, che era il compleanno di mio figlio, insieme alla morte di mia mamma, ma siamo riusciti a non fargli capire che era morta la nonna, che ha festeggiato, che è stato contento. E poi stamattina gli ho riferito che la nonna non c'era più, però, amore mio, ieri hai fatto una bella festa e ti sei divertito. Grazie Ciro, vai, vai. Grazie. Grazie Ciro. Conosci Pino. Questi ragazzi da sempre. Ciao Caterina. Ciao Pino. Questi tre ragazzi sono distrutti. Ascoltavo con molta attenzione. Hai sentito il maestro Pupievati, sì, le cose belle che ha detto di Sandra Milo? Tutte condivisibili, parlava di entusiasmo. Questo entusiasmo che lei metteva nel cinema, nel grande cinema, come abbiamo detto, e passerà alla storia con uno dei film più famosi del mondo, con 8 e mezzo, però lei questo entusiasmo lo ha tenuto fino alla fine. Noi abbiamo fatto degli spettacoli anche in teatri molto piccoli o in teatri più grandi. Lei era riconoscente alla vita ogni volta. Questa era una cosa veramente unica. Per me resta veramente un esempio di vita. Noi purtroppo siamo qui ad abbracciarla nel momento in cui non c'è più, però quando penso a lei penso alla vita, le cose che diceva prima Pupievati, appunto l'amore per la natura. Lei ogni tanto ti chiamava la mattina e ti raccontava che era spuntato un fiore nel suo giardino, che il suo gatto aveva partorito, che il cane stava correndo felice. Ecco, era proprio la gioia. Sandra era la gioia e l'apertura verso l'altro, l'accoglienza. Non era mai giudicante, non l'ho mai sentita giudicare niente e nessuno. È stata una grande attrice, ma è stata anche una femmina che ha dimostrato con la sua forza, con le sue lotte, un atto politico. Grazie Pino, grazie di questa tua testimonianza, tu che hai lavorato con lei. Grazie ancora a Domenico per i collegamenti che sta facendo per noi della volta.